pugna e tamburello insieme, sport della tradizione del territorio. Storie dal sapore antico, a volte degne delle più mitiche leggende. La gente delle Langhe del Monferrato ha tifato alle partite di balun e di tamburello, soprattutto quello a muro. Non c'è piazza che non abbia un muraglione, un terrapieno, il lato di una fortificazione. E così il muro è a tutti gli effetti parte del campo di gioco. Non c'è limite all'orizzonte di un bastione, su cui rimbalza una pallina di caucciù. La sfera color del gesso sorvola paesi da cartolina, riemersi intorno a colline e vigneti, nebbie e vendemmie. I rintocchi dei campanili scandiscono un tempo sospeso tra realtà e fiaba. Stiamo parlando dello spaccato di una terra attraverso il suo volto più popolare e identitario. Noi eravamo molto legati perché i valori alla fine che i tifosi apprezzavano nella pallapugna erano proprio quelli. Fatica enorme, partite ad agosto alle 4, durava magari fino alle 8 e mezza di sera al sole. Il non cedere mai, il giocatore che lasciava perdere, che si dava vinto, perdeva la stima dei tifosi. La potenza, perché qui più eri potente nel corpo, più ti apprezzavano, e anche una certa coerenza di comportamento. Poi si sentivano legatissimi quando passavi, prima, cioè dovevi salutare quello che conoscevi, eccetera. Era un legame fortissimo che c'è ancora adesso, a 24 anni che abbiamo interrotto. Vedi gente che ti ha ancora la nostra foto nel bar, che ti saluto come se ti avessi visto ieri, e mi fa un piacere enorme questa cosa. La storia della pallapugna affonda la sua radice nella terra di Langa con un dualismo precedente a quello tra lei e Bertola, ovvero Manzo Balestra. Siamo a Santo Stefano, la patria del campionissimo Manzo. È stato l'altro grande dualismo prima di noi, fra due persone estremamente carismatiche, erano miti tutte e due, ma nelle Langhe o nell'entroterra liga, quando eri bravo a pallapugna tu eri qualcuno di speciale, indipendentemente da tutto. E loro erano i numeri uno, per cui avevano una fama enorme. Beh, diciamo che contrariamente a quello che si pensa, perché è un po' meno sotto i riflettori dei media la pallapugna, però ha tantissimi atleti che stanno arrivando. La politica di curare molto i giovani sta dando i suoi frutti, parliamo di quasi 200 squadre giovanili, e quindi il futuro da quel lato lì è assolutamente assicurato. Ci sono ottimi atleti e penso che dopo la solita fase di flessione, dopo un dualismo, si riprenderà con i ragazzi che adesso giocano già in Serie A e che, maturando sia loro sia altri che arriveranno, io sono molto ottimista sul futuro di questa cosa. L'unica cosa che può essere la crisi con le difficoltà economiche che uno sport di nicchia inevitabilmente ha, però tanti appassionati ci sono, credo che si proseguirà bene. Per me, per tanti della mia generazione, è stato un motivo di uscire un po' dall'anonimato e di conoscere meglio le radici di questa nostra terra bellissima, che sembra tutta uguale ma in realtà è differente da paese a paese, da zona a zona. Noi chiamiamo sempre di qua dal Tanaro o di là dal Tanaro, che sono due realtà completamente diverse. Se poi arriviamo nella Langa o arriviamo nel Monferrato Casalese, sono altre due realtà, ancora una volta, completamente diverse. Io ho cominciato praticamente a giocare a tamburello quando ho cominciato a camminare, perché qui tutti si nasceva, come si diceva una volta, con il tamburello in mano, come nella zona delle Langhe, visto che abbiamo parlato di pallapugno, c'erano già le mamme e i papà che fasciavano il pugno ai figli. Per cui questi sono i momenti primi, momenti che però non ricordo più tanto bene, perché sono passati tantissimi anni, siamo già oltre i 60 anni. Credo che l'apoteosi sia stato quel 1970, quando sul campo dei Salvi, che erano imbattuti da anni, noi riuscimmo a vincere 19-16 e vincere il primo campionato d'Italia. A Castellalfero, io allora giocavo per la Swab di Castellalfero di Sandrovigna, e suonarono le campane praticamente per ore e ore annunciando l'arrivo del pullman che portava i nuovi campioni. Ci fu un'improvvisazione, una festa stupenda, improvvisata, che durò fino verso le 2:30, le 3, le 4 del mattino. E un'altra soddisfazione immensa è stata quella 10 anni fa, quando già avevo 56 anni,
a vincere il torneo a muro del Monferrato per 2 anni, sempre a Castellalfero e sempre alla corte di Sandro Vigna. Tecnicamente che cos'è il tamburello? Quale parte esalta dello sforzo e del gesto atletico? Io direi che li esalta tutti, perché un buon giocatore innanzitutto deve avere tanta esperienza, che si matura poi giocando. L'altro è avere una bella gamba, essere oggi anche ambidestri, perché oramai con la velocità della pallina devi anche cercare di maturare il colpo di sinistro, cosa che io non ho mai fatto. E devo ringraziare il Signore per le gambe che mi ha dato, perché io ancora adesso a 65 anni non ho subito mai nessun trauma, nessuna rottura, niente, assolutamente. E quindi vuol dire anche adeguarsi a quello che sono le esigenze di quando devi giocare. Se tu trovi uno che tira secco, è meglio che gli dai la pallina alta, così lui non riesce a colpire. Se in realtà lui è uno che ama la palla alta, meglio giostrarlo e mettere la palla tesa. Quindi, cioè, è un po' anche un rispetto, ma un guadagnare da quelli che sono i difetti degli avversari. Nel tamburello puoi anche non essere un grande, magari non ti conosce nessuno a 50 metri o a 100 metri, però le soddisfazioni le hai tu dentro, perché praticamente rivivi un gesto atletico, come disse una volta Piccinelli, che è stato di tuo padre, di tuo nonno, di tuo bisnonno, chissà, magari più in là ancora.